con streaming stamattina? Sì, ci sono. La lavatrice. Soldati, ricercatori neri non sono... Vabbè. Qui O'Brien. Che salviamolo da qua, se me lo lascia fare. Perché qua c'è spugno, non c'è nessuno. Come facciamo a avvicinarsi? No. Sergente, che dici di una sosta fuori programma sulla via del ritorno? Vorrei controllare un paio di trappole. Doc, quanto manca a finire il lavoro? Scusa, tenente O'Brien, per quanto dovremmo restare qui? Non è necessario, ma... credo di aver visto qualcosa all'arrivo. Forse non è niente, sono una carcassa. Ok, Doc, cioè tenente, ma occhio a non diventare una carcassa. Gli umani non diventano carcasse, Leonare, solo gli animali. Puoi controllare il perimetro, d'accordo? Sì, è tutto in carcasse, le chiamano i zombie. Tenente O'Brien, nota operativa 2006. Lungo il tragitto verso la zona d'atterraggio ho notato un esteso sciame di insetti, probabilmente ditteri o esemplari di Tavanus Atratus, in una radura distante dal nostro obiettivo. Non è chiaro cosa li abbia attirati, ma le dimensioni dello sciame suggeriscono la presenza di una carcassa fresca. Dovrebbe essere proprio qui. Cavolo, ma dov'è? Ah, ecco. Confermo l'ipotesi sui tabanidi. L'intera zona è infestata dalle mosche cavalline. Ringrazio il cielo per questa tuta. La carcassa è quasi intatta. Mi sembra appartenere a un nodo qui, Leus e Mionus. O cervullo. Anche se nessuno verrà mai a controllare. Le striature sulle masse muscolari maggiori indicano un'infezione da virus hooligan HB. Necessito di campione per conferma. Intanto basta vedere l'occhiolino lì che è diventato scuro, vuol dire che in teoria siamo nascosti perfettamente. Bisogna gettare l'occhio lì ogni tanto. Ma devo andarci affronta. Ah, ok. Beh, mettila così, povero bastardo. Almeno non ti hanno fatto a pezzi i furiosi. Se fossi sopra. Carcassa animale, okay. Questa è una carcassa, però. Che cosa vuoi? Stai indietro! Voglio solo parlare. Nero, protocollo 2/7, è stabilito che se nel corso di operazioni in zona di quarantena si incontrano civili, civili, è proibito entrare in contatto. Davvero? Si prega. A me questo sembra un po'... entrare in contatto. Sì, sì, lo è. E tu sei vivo? Sì, lo so. Potresti, come? Sì. Come fai ad essere vivo? Cosa? Io non capisco. Ascolta, tu c'eri quella notte a Farewell. La notte dopo, al campo profughi, gli elicotteri erano in fiamme. Erano tutti morti, massacrati, sparsi, un pezzo qua, un pezzo là. Ok, senti un po', possiamo risolverla in modo civile o incivile. Quello civile, chiacchieriamo un po', rispondi a tutte le cazzo di domande. Misteri. Puoi tornare a rotolarti nella merda di furioso o a fare quello che facevi, se scegli incivile. Ti strapperò quella bella tutina e vedremo come reagiranno i tuoi amici quando scopriranno che hai respirato dell'aria contaminata. Che cosa scegli, O'Brien? Sì. Aria contaminata. Okay. Ti ricordi sul tetto della vecchia distilleria? Ho messo una donna sull'elicottero, era ferita. Sì.
Ah, era lui, ok. Mi ricordo. Questo Brian. Era molto profondo. Sono stato al campo profughi in cui hai detto di volerla portare. Uh-huh. Erano tutti morti, quindi te lo richiedo. Come sei sopravvissuto? Non eravamo lì. Ci hanno mandati a sud, in un altro campo. Come hai detto tu, quello di Belknap era invaso. Così ci hanno trasferiti a sud, dalle parti di Silver Lake. Qualche superstite? Ora intendi. Non lo so, io... Mi hanno trasferito alla ricerca. Lei è viva. Aspetta, io posso scoprirlo, controllerò. Hai una delle nostre radio. È così che... Non posso prometterti nulla, ma... Chiederò. Verrò con te, andiamo. Non puoi, ti prego, non capisci, ti spareranno, cazzo. Ma prima sparo io a te. Va bene, se vuoi uccidermi, allora spara, ok? Il doppiaggio è bello, Ho fatto il mio dovere. Quella donna, tua moglie. Secondo me è uno dei migliori mai sentiti. Le ho somministrato ossigeno e la Flyball. Sono bravi attori, teso proprio. Mi sono cacciato nei guai, era in 7.000, era spacciata. L'ho messa in una mesh, io l'ho salvato la vita. Abraia, rapporto. Devo andare. Ti prego, va via da qui. Tu lo riconosci. Non sai di cosa sono capaci. Se non mi contatterai, ci volessero anni, io ti troverò. E non mi limiterò a spezzare una cazzo di antenna. Mi spiace per tua moglie. Non sei l'unico ad aver perso qualcuno là. Ok, 85% vuol dire che allora c'è ancora qualcosa che vediamo. 2% del ricordo. Mi piace, ci guarda, tira fuori l'accetta, sembra che ce l'ha con noi. Gamma. O'Brien è vivo. Com'è possibile che sia vivo? Hanno deviato verso sud. Dice di averle somministrato l'ossigeno e l'intravenoso. L'ha salvata. Era in 7.000, non ce l'avrebbe mai fatta, ma lui l'ha affidata a un Ultra Mesh. L'ha salvata, così ha detto, le ha salvato la vita. Forse ancora... potrebbe... No. Ma se O'Brien è vivo, se è così... forse... Ora, ok, allora come mi è passato per la testa, forse non è morta sua moglie, quella tomba che abbiamo visto. Mi senti? Boozer, qualche giorno fa ti avevo chiesto di quello stronzo della Nero, O'Brien. Ma certo, Dick, ma è tutto molto confuso. Sì, ok, va bene. Cerca di dormire, amico, ti aggiorno. Era solo forse una tomba... Passo ancora, perché qua mi sembra mai lì, ha esagerato. C'è proprio un... dislivello, oppure bisogna provare a ridurre l'intervallo. Passiamo ancora un punto qua e poi andiamo. Quando ce ne andiamo, Dick? Presto, Boozer, molto presto. Ascolta, non appena il tuo braccio sarà guarito, leveremo le tende. Sì, Dick. Cazzo. Va bene. Non abbiamo, in questo caso... Basta. Perché, scusa, avrei dovuto avere il cervello di materiale? Ma tu è scappato, stronzo. O'Brien? Sei in ascolto, O'Brien? È il pezzo di stronzo. Lupi. Farei meglio a contattarmi, hai capito? So che ricevi questo canonimo, l'eggezione. Ok, chiamami alla radio, verrò a cercarti. Mi hai sentito? Dai, diavolo, avanti! O'Brien, fatti sentire. È seguito dai lupi, come facciamo? Pare che magari hanno voluto fare loro apposta così. Però noi siamo nella... Dick, ci sei? Hai trovato l'elicottero? Era il tipo che abbiamo visto sul tetto quella notte. Ah, sì. Sì, era lui. Si ricordava di noi. E Sara, che è successo? Non lo so, hanno deciso di andare a sud. Si ricordava di lei, ma non sa che fine abbia fatto. L'hanno ucciso, Ale. Non crederai che sia ancora viva. Cosa? No! Sì,
forse è la tua occasione per trovare, non lo so, un minimo di pace. Ok, direi che confermato. Ho bisogno di trovare la pace, Boozer. Devo andare, ok? Passo e chiudo. Perché mi sta attaccando i lupi adesso? Cos'è? Dobbiamo squartarli e tirargli fuori la carne del cervo dal lupo. In teoria l'abbiamo presa qua. Comunque niente, è confermato che effettivamente quella era una tomba così provvisoria, sostanzialmente. Non era una tomba reale. Ora di cena. Mio Dio. Preso. Guardati. Cioè, sono intercettato. Oh, vabbè, questi non sono curiaci come al solito, cavolo. Per fortuna. Piazza sono dei carri armati. C'è quello là che ho colpito tre di col fucile di precisione. E 5 pistolettate per farlo, per ammazzarlo. Cosa? Un lupo alfa, appunto, ho chiamato io. Ok, adesso raccogliamo tutto. Torniamo indietro. Sì, sono quei giochi, ci sei ancora? Sono quei giochi in cui uno ci si immerge, no? Sono partiti più o meno dai Fallout, dai Elder Scroll, così sono saltati fuori questi open world così, un po' survival eccetera, chiaramente sono un po' ripetitivi. Un chilometro 2, ok, andiamo a prendere la moto, facciamo dei medikit se possiamo, cioè delle bende, perché secondo me è un po' fuori fuoco il... Sembra che a sinistra non sia proprio centratissimo. Andassi un attimo. Guarda. Magari non sono preciso io, però mi rimane comunque quel dubbio che lì c'è sia qualche disallineamento. Molto cazzo, se vai a moto quanto ti stanno? Se ho il dubbio che bisogna andare avanti di nuovo col vigore. Trovo degli animali, ma se ne ho già trovati. Vuole ancora? Facciamo un trasferimento veloce perché tanto è distantissimo. E comunque così abbiamo anche il fucile. Facciamo un po' di munizioni. Di benzo. Ehi, fatemi entrare. Eddie, fallo entrare. Coop mi ha detto che aiuti al campo. Anche se non lo dà a vedere, lo apprezza molto. Ehi, Manny. Ehi, sei a corto di carburante. Sì, è dura. Che gentile, me lo ricorda. Questo gioiellino va sistemato. Potrei avere altra roba dopo. Posso aiutarti? Ci vediamo dopo. Dopo quando? Non sono in carico disponibile.
Ehi. Allora, Mercante. Abbiamo merce di prima qualità. Il maglietto. Lo speciale, mettiamo questo. A parte che non abbiamo ancora provato la munizione al massimo. Che altro posso fare per te? I furiosi ti lasceranno in pace. Passa quando vuoi. Okay. Allora, qui non si può perché... Mi trovi qui se hai bisogno. Ripasso. Ah, non capisco perché. Cosa abbiamo appena fatto? Scusa, abbiamo appena fatto la missione di raccogliere la carne. Perché devo consegnarla a mio fratello, ci sta magari, ma... Sembra che invece dobbiamo andare di nuovo a raccogliere queste carne. Dobbiamo tagliarla tutta. Siamo in alto. Ah, ok. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Ai tempi della rivoluzione americana abbiamo combattuto per la libertà. Devo tagliarmi. Abbiamo conquistato il meraviglioso diritto di possedere armi. Abbiamo usato quel diritto per proteggere noi stessi, le nostre famiglie, le nostre proprietà, almeno finché il governo non ha iniziato a temere quel popolo che avrebbe dovuto tutelare. Negli anni ci hanno strappato ogni diritto possibile in materia di difesa, usando qualche sparatoria di massa come pretesto per limitare la nostra sacrosanta libertà di cittadini americani. Controllo delle armi, signore e signori, e tanti saluti al secondo emendamento. Pensateci, se tutti i nostri compatrioti avessero fatto piovere piombo quando è iniziata questa merda, credete che ci troveremmo in queste condizioni? Nemmeno per sogno. Ma i federali volevano proprio questo, disarmare il popolo per toglierci di mezzo. Chi proteggevano davvero le leggi sulle armi? Ah, ok. Certamente 4 di 5, noi, gli onesti contribuenti americani. Un giorno, se mai ne verremo fuori, voglio fare un sondaggio, ma scommetto fin d'ora che i sopravvissuti erano tutti armati. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Ok, Cop, stavolta ti do ragione. Prenderò tutte le armi che trovo. Nessuno me le porterà via. Carne fresca. Okay, da Boozer finalmente. Ok, non mi resta che tornare da Boozer. Un pezzo che non lo vediamo. Anche lì per ora non abbiamo portato avanti nulla con lui. Dove è il mouse? Perché no? Perché non fare il trasferimento veloce? Poi... Usa il buon lavoro e può creare scorta per te. Ogni tanto insomma ci saranno le scorte. Ehi, Boozer, ho portato della carne, forse basta. Mi sembra molto insalito. Ehi, Dick, grazie, amico. Ecco, fa così. Non ho molta fame ora. La conservo sotto sale. Ok, 100% con questa. Mio fratello 41%, quindi non è... Siamo già a metà quasi con lui, a meno che non c'è una seconda parte. Francamente. Oh, abilità.
Allora, vediamo. Ah, non l'avevamo presa. Vediamo. Ne avevo parlato, ma alla fine non è riuscito a prenderla, evidentemente. Ce ne abbiamo tre. Vi genera vigore per ogni uccisione in mischia. Incremento delle armi da... Sono tutti interessanti, ma vediamo un attimo. Ovviamente raggio di vista. Ma bisogna arrivare qua. Però non è che sembrano così interessanti queste cose. Incrementa la precisione quando miri con un'arma a distanza. Consente di eseguire un po' tutto il colpo a distanza dopo un attacco in mischia. Incrementa la potenza delle armi a distanza durante la concentrazione. Incrementa, recupero iniziale la durata di una mistura tattica. Boh, sono tantemente tutti interessanti. A differenza del solito, che ci sono un sacco di abilità che non servono un cazzo. La maggior parte dei giochi dici, bah, vabbè, inutili praticamente. Bah, anche questo, quando noi dobbiamo premere velocemente, sì, così lo eliminerebbe subito direttamente, però. Questo 2 per, genere vigore, questo mi sembra più interessante in realtà. Visto che... magari potrebbe aiutare a fuggire, però magari bisogna vedere quanto lo recupera, perché se non so, mettiamo che abbiamo corso un po', abbiamo dimezzato il vigore, tiriamo un po' di colpi, boh, non lo so, piuttosto questo è interessante, abbiamo visto che a volte ci interrompono. Vediamo 3, cosa c'è? Unisce le armi da mischia una probabilità di infliggere un'eliminazione critica contro umani, erranti e larve. Consente stordire umani o erranti travolgenti con attacco in scatto. Consente di riprendersi velocemente da un atterramento eseguendo una capriola. Sembrano tutti interessanti. Prendiamo questo e così iniziamo ad aprire il secondo ramo. Non so, qui l'ho messo un po' senza particolare attenzione, diciamo. Niente, a questo punto... mi lasciano andare, ora sei sicuro? Ah, ok, quindi continua la storia con Lisa. Diciamo che sì, possiamo tornare di là. C'è da dire che però come è implementata la cosa non è che mi faccia impazzire, nel senso che ne sappiamo noi. Allora, o mi chiami, mi dici qualcosa, allora... sì, vedi, questo dici magari una riflessione tra me e me, allora fammi andare a vedere come sta Lisa, vabbè. Però, boh, mi sembra... sì, Boozer poi ci ha contattato. Siamo un po' nel senso, boh, da questo senso di salto di qui, salto di là. Qui c'è tutta questa zona qua da aprire, quindi adesso andiamo da Lisa, allora. Ovviamente non ce la possiamo fare, dobbiamo andare giù a fare pieno. E poi andiamo là, e poi ci sarà la missione sulla nord. Una zona nuova, proprio. Dov'è che stanno? Ok, qua. Ho segnato anche sulla minimappa in realtà. Perfetto.
Ieri hanno mostrato un po' di gameplay di Horizon Forbidden West. Carino, sì. È un po' lo stesso gioco ambientato in un'altra cosa più tropicale, con delle cose in più. Sicuramente quella roba lì poi è scriptato, quel tuo gameplay lì, come si combinano le cose. E poi di Dying Light 2. Io ho un po' timore ormai per Dying Light 2. Finché c'era dentro, come si chiama lui lì? Adesso non viene in mente, come scrittore, che poi in realtà è stato fuori uno scandalo perché ha violentato qualcosa del genere delle donne. Si sono tutti dissociati da lui. Lui era un personaggio importantissimo nel mondo dei giochi di ruolo da tavolo, proprio un veterano, cavolo. Quindi stava facendo lui la storia da quando se n'è andato. Boh, poi hanno rimandato. Quando rimandano troppo, puzza il modo in cui lo fanno. Boh, puzza un po' di gioco che magari ha qualche problema. Vedremo, speriamo bene, perché ci tenevo a farlo sempre con Maddie, eccetera. Mattia, fare un co-op a 4 sarebbe stato bello. Aprite, non ho tutto il giorno. Apro il cancello. Passa, quando fa così perché passa. Oh. Sono le ore. Allora, come va? Ma che cosa tira fuori quella terra lì? Non mi lasciano andare. La sabbia quasi. Perché vuoi andartene qui, se è sicuro? Devo lavorare. Ok. Ok. C'è un pezzettino così, quasi due. Cioè, siamo venuti qui a parlare con una tizia che se ne vuole andare. La fiducia è cresciuta. Ora sei sicuro che è l'arco narrativo di Lisa, insomma. Lisa mi ricorda la sorellina di Sara, devo proteggerla a ogni costo. Ok, quindi abbiamo motivazione. Tutto qua. Qui c'è appunto da liberare i nidi qua, cos'è? È stata colpa mia visita di... Ok, andando di nuovo a visitare la lapide. In realtà, per come l'hanno distribuita, l'altra volta siamo arrivati da qua, questa volta dobbiamo andare di qua, e chiaramente... In realtà andare qui vuol dire fare tutta questa parte prima. Ci serve questa. Trova Limbo. Andiamo alla moto intanto. Aspetta, ci penso io. Dick, hai acceso la radio? Cominciavo ad annoiarmi, quindi ho pensato di provare col fai da te. Passa appena puoi, ti conviene. No, Boozer grande, sì, non chiedevo di meglio. Passo e chiudo. Salvataggio. No. Ehi, c'è qualcuno qui. Devo fare benzina un attimo. Ehi, apri il cancello, è a posto. A parte che sul legno ci sta che non freni bene, perché il legno non è molto... Non ha questa grande... Ehi, hai bisogno? Non frena neanche sul cemento, ria. Ottimo. Stavo per decantare le lodi di realismo. Invece non ci siamo. Fammi dare uno sguardo. Va bene. Ok.
abbiamo ancora usato la carabina. Ciao. Oh, ciao. Aspetta, ci penso io. Taglie non le consegniamo, consegniamo tutto di là. Niente, andiamo qua allora. Il discorso è giusto. Vediamo. Ok, ci siamo in realtà quasi ed è sparito. Io non sono mai riuscito in teoria a raggiungerlo in tempo. Quella è una pianta. Serve per fare i dardi, ma come ripeto non capisco perché non. Ah, eccolo là. Lì che c'è. Però punto domanda da dietro, ma io non so, sono incerto sul significato. C'è qualcuno intrappolato. Aiuto, aiuto, sono qui. Aspetta, ti aiuto io. Non ce la fai se resti nell'incubo, ma c'è un campo qui vicino. Un campo? Dove? Dove? Indicami la strada. Mandiamolo sicuramente da Copeland. Vediamo se riusciamo. No. Peaceful Lake, Mark Copeland, è sicuro lì. Oh. Quasi 3000 punti. Ero spacciato, santo cielo. Oh. Grazie 4000. Di cuore. Davvero. 3000 qualcosa. Mi chiamo Deacon, St. John. Loro sanno chi sono. Non farti vedere e corri senza fermarti. Per di questi qui che. Oh, non dice niente. Secondo me dà un achievement probabilmente, però. Usando la sensitivity che uso in Overwatch, però mi sembra che si muova un casino. Sarà forse la terza persona. Velocissimo. In teoria Overwatch con certi personaggi bisogna giocare con una sensitivity molto bassa, però io non ci trovo. E soprattutto io che flexo e gioco un sacco di personaggi diversi, è meglio averne una unica per tutti che 10 diverse.